barrow and tagging the deep and then don't know and the comment and the free e buongiorno buongiornissimo. Ora la gatta se l'è praticamente presa male perché l'ho portata giù perché non credevo piovesse e allora l'ho portata giù quando sono andata a pigliare tutto sta olè, tutto sta baradan di pacchi. Questo qui sta continuando a venirmi un po' meglio, diciamo, sì, decisamente. Non c'è molta luce, one moment. Ma ha fatto un po' di confusione perché sto mettendo un video che non risulta. Quindi continua a non risultare. Oh, mannaggia, volevo cambiare video. Però ho detto, bom, lasciamo questa. Buongiorno bimbe! Tornata dalla notte, ho dormito anche abbastanza perché ero morta. E da sera ce n'ho un'altra. Dunque, allora, super spacchettamento a palla. Cioè, penso di non... Oh, mamma. Di non aver mai fatto uno spacchettamento così. Aspettate, guarda se riesco a mettere il telefono qua. Perché so una fava. Ho la luce che mi dà tutto. Cioè, sia il coso per tenere il telefono e tutto. Io fo sempre come me pare. Dunque, cominciamo. Super spacchettamento. C'è qualcosa di mio, la maggior parte. E credo una collaborazione, anche se non sono troppo sicura. E vi faccio lo spacchettamento perché siccome sono tantissimi mi fa piacere aprirli insieme a voi e vedere la reaction perché non so cosa siano. Io e le mie tettone cominciamo. Partiamo dal più piccolino, eccolo qua. Questo credo sia appunto questo, so cos'è, me lo immagino, è Vinted, stavo per dire Vinted. È Vinted ed è una cosina che bramavo da un po' di tempo. Non l'ho mai trovata da nessuna parte, neanche da Primark, quindi ho detto, boh, me la compro. Ho praticamente speso più di spedizione che di prodotto. Amore, se l'è proprio presa male perché l'ho portata giù. Amore. Allora, eh sì, allora, sapete cosa sono? Don't you know, Barrow, da in the deeple. Per mettere la cipria, quella lì, libera, intorno al nasetto. Pagati un euro e qualcosa, 1,50 euro e 2 euro e passa di spedizione. Quindi va a finire, ripeto, lo trovo di spedizione che di altro. Eccoli qua. Non li trovi da Kiko, non li trovi da nessuna parte. Io ho le spugnette, effettivamente finora ho sembrato quello. Però vedete, questo è perfetto. Rosa, viola e via, insomma avete capito, fucsia. Ok, cominciamo a buttare giù tutta la roba che ci serve. Allora, quale si apre? Questo dovrebbe essere mio. Questo già cos'è, perché questo di solito è Amazon. Allora, sì, mi sono fatta un po' di regali, bimbe. Però devo essere sincera, non spendo mai tanto. Perché comprando da Vinted, ok, a parte roba di seconda mano, mi fa... mi piace, ho scoperto che comprando roba di seconda mano praticamente aiuti tutta questa grande dispersione di roba che c'è e mi ci trovo bene perché comunque hanno dei prezzi stracciati, bimbe, veramente, amore, ma perché? Se l'è proprio presa male perché l'ho portata giù. Vabbè, allora, dicevo, e quindi non spendo tanto, la roba sembra veramente tanta ma non spendo tanto. Ora vedrete una cosa che sicuramente è arrivata e poi vi spiegherò perché l'ho presa e tutto. Allora lui, perché sia domani vorrei guardarti tu i suoi piani. Allora, eccolo qua, olio di rosmarino. In tantissime mi avete detto che mi è ricresciuto i capelli, effettivamente sia per le ciglia che per i capelli sto facendo gli impacchi con l'olio di ricino e vi posso garantire che funziona veramente, ne vedo veramente i benefici. Quindi insieme all'olio di ricino, l'olio di rosmarino per i capelli e per allungare anche le ciglia è il top. Allora, l'ho pagato una miseria tipo 9 euro e olio per capelli a rosmarino e mandorle, anche la mandorla sì, infatti. Allora, il prodotto è questo, una boccia così, voi non avete idea di quanto vi dura, un'infinità, perché quando lo mettete anche sui capelli, io l'olio
bisogno di ricino, piccino così, ma mi sta durando tantissimo. Quindi questo vi dura un botto, sono 100 ml 9 euro e vi dura un'esagerazione, avete la possibilità di fare per benino tutto il vostro trattamento, quindi la sera metterlo sulle ciglia e tutto quanto, vi posso garantire che è veramente veramente il top. Se mi ricordo vi metto anche i link di Amazon, ok? Quindi strapromosso, strabuono. Poi naturalmente quando prendete la roba da Amazon controllate sempre anche le recensioni, perché sono importanti, non gli si dà peso spesso, ma sono molto importanti. Quindi questo è mio, c'è anche questo è il tappino altro, ma io fa bene col contagocce. E qua ci siamo, questo va buttato nella plastica. Allora, altro pacco, un po' più grandicello. Inedit Lab SNC. Quindi questa dovrebbe essere una collaborazione. Con chi? Non lo sappiamo. Noi lo apriamo. Io ultimamente prendo e ho una soddisfazione in tantissime cose che veramente non è capibile. Allora, vediamo se riusciamo. Eccolo qua, l'ho aperto. Aspettate, che va levata tutta la carta qui. Aspettate. Quindi vediamo insieme che cos'è, quindi vedrete insomma, capito? La reazione. Dio mio! Ma che coglioni questi capelli, che palle! Oh, non so cosa sia. Inedit Lab. Oh mamma, c'è pure la svolta. Allora, io ho conosciuto un ragazzo che si chiama Filippo, che saluto, che praticamente lui lavora, ha studiato i fiori di Bach, i fiori californiani, usare i fiori per determinate problematiche. Ci siamo sentiti, ci siamo per telefono, e alla Zinne mi fa questo reggiseno, e abbiamo deciso insieme di darmi dei fiori per combattere determinate cose che io in questo momento non riesco a gestire e che mi danno noia, quindi la sensibilità per gli animali. Allora, questa è l'erboristeria più vicino a me, lui ha fatto tutta il suo coso. Io ora mi pagherò la spedizione, anche se praticamente ha pagato quasi tutto lui. Allora, vi faccio vedere, questo è il cestino. Apriamo. E qui ci sono le gocce. Allora, che ha perso, meno male, no? Allora, diciamo che qui c'è scritto le gocce, i fiori che sono. Quante volte al giorno? 4 volte al giorno, 21 gocce, non importa se prima o dopo i pasti, eccetera, eccetera. Allora, io ci credo un sacco, perché lui come mi ha detto che sono appunto questi fiori, una questione di vibrazioni. Voi sapete quanto io credo a queste cose. Quindi ora, per adesso non vi dico niente, perché cioè, devo provare e tutto. Quando avrò sperimentato, vi dirò tutto quanto, come mi sono sentita, vi lascerò il numero di Filippo o l'account di Filippo, per potervi magari sentire, ok? Perché mi ha raccontato veramente che potrebbe aiutarmi a svoltare tantissimo su alcune determinate cose. Come sapete che io ci vo alle matte. Scusatemi di allegare i capelli perché non ce la fo più. Scusate, ma l'ho lavati. Micia! Ma io roba a matti. Comunque andiamo avanti perché altrimenti troppo tempo. Questo è il grandicello. Allora, Hamish, io credo che questa sia una collaborazione, non sto più nella pelle. Devo dire che sono strafelice, anche quando mi danno delle collaborazioni a me, ragazze, mi sembra che sia sempre la prima volta che me le danno, cioè nel senso come quando erano le prime volte, perché vuol dire che la gente si fida di te, e questa cosa a me mi dà tanta tanta gioia, no? Di dire le persone si fidano di me. Allora, questo si chiama Hamish. Apriamo. Allora, Hamish è una linea coreana, come sempre. Io, come sapete, adoro i prodotti coreani. Abbiamo Water Sunscreen, ialuronico,
acido ialuromico. È naturalmente tutto scritto in coreano, ma ci dovrebbe essere, ecco di qua c'è l'inglese. Moringa ceramide idratante SPF 50, vediamo. Wow! Acido ialuronico, è una crema bellissima, bellissima. Poi abbiamo Plant Base Collagene, Moringa Oil e Eco Ceramide. Applicare sufficiente over the skin, steep your skin care. Volevo vedere se mi diceva se era un cleanser o qualcosa del genere, ma comunque tanto poi queste sono tutte cose che vi farò sapere perché sto testando. Cioè, allora, a parte il pack che fa paura, cioè guardate quanto è bello. Dermatologicamente testato, idratante moisturizing, dovrebbe essere crema, ok? C'è il collagene e l'acido ialuronico, quindi tanta roba. Voi lo sapete a me quanto piacciono le cose coreane, quindi ragazzi, io sono troppo felice. Poi abbiamo sempre un Morning Ceramide, un'altra crema a questo punto. Quindi ora scoprirò se uno è un detergente, uno sarà una BB cream, non lo so, ci guardiamo dopo. E questo è la crema, cioè la bellezza di questi prodotti, cioè guardate quanto sono fatti bene e quanto sono così, come si dice, essenziali, no? Però bellissimi, belli. Quindi vi lascio il sito di Emish nell'info box, ma naturalmente ci dovrei avere anche qualche sconto, naturalmente come sempre per voi, ma dobbiamo un attimino vedere e capire, perché naturalmente lo sapete, io non vi do e dico dei prodotti che poi se magari non mi sono piaciuti, quindi prima le testeremo e poi vediamo. Questi altri due dovrebbero essere miei da Vinted. Allora, apriamo. Maiala, questo è enorme. Allora, questi sono i lenzuoli neri. Avete visto l'altro giorno nella storia vi ho messo, signora, i limoni. I lenzuoli con limoni, ho detto no, fermi tutti. Cioè, agami, lenzuola nere. Adoro le lenzuola nere. Vi metto il link perché l'ho prese da Amazon. E vi posso garantire che sono 4 pezzi. L'ho pagati una miseria, tipo 22 euro, una cosa del genere. Belli, belli, belli. Anche perché ce l'avevo già comprati tempo fa. Questo è il cotone. Belli, 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 strabelli. E adesso l'ultimo pacco di Vinted, che vi spiegherò un attimo cos'è. Allora, come sapete, io i vestiti li ho tutti a casa e ora mamma me li dovrà portare, anche ha detto se farà fatica, perché comunque in camera mia purtroppo c'è il magazzino, quindi lei ha fatto fatica già l'altra volta a trovare a trovarmi cioè, posso fare le Jordan, quell'altre. Allora, questo è una cosa sfiziosissima che io non sono riuscita a non prendere. 10 euro, non ne avevo bisogno, pensavo era l'altro e poi l'altro ve lo farò vedere. Siete pronte? Cioè, scusami, cioè, perdonami. E c'è il gatto! Cioè, è troppo bello sto giacchetto, cioè, è fantastico. 10 euro, è nuovo, nuovo di pacca. Try on all. Cioè, allora, ma ne vogliamo parlare? Ma la bellezza di questo giacchetto, bimbe? Cioè, ma lo vedete? Allora, a parte ho preso una M, perché da qui in avanti mi ci vuole la M. Qui c'è anche il gattino, non so. Cioè, scusa. Scusami se puoi! Cioè, ragazze, vabbè che io sono una figa, quindi qualsiasi cosa mi metti, ciao, sono ancora più gnocca. Ma la bellezza di questo giacchetto è impareggiabile, cioè guardate quanto, caspita, è bello, cioè, bellissimo. Detto questo, vi saluto, ho fatto un video lunghissimo, tutti i link che riesco ve li metto nell'info box. Ciao bamboloni.